Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova edizione del TG del Campeggiatore. E intanto abbiamo cambiato lo studio, per 15 giorni saremo ospiti di Baron 73 di Elnag per un test drive dove vi racconterò poi con video e con una serie di articoli come si vive a bordo di questo maxi semi-integrale di 7,38 m. Dato da Centro Camper Lodi e per 15 giorni in test drive, Centro Camper Lodi in questo momento sta effettuando una serie di lavorazioni sul mio veicolo, che ve ne parlerò una volta che avrò ritirato il veicolo. E vi racconterò come saranno stati fatti e quali saranno i vantaggi. Torniamo all'edizione invece speciale di questo TG, perché in realtà è un'edizione dedicata a Tourit, il salone del camper di Carrara, che si svolgerà dal 30 di gennaio al 2 di febbraio a Carrara, nel suo polo fieristico. Ormai ci ha abituato da anni, è puntuale come un orologio, torna ed è il primissimo salone dell'anno nuovo. Si svolge normalmente appunto a fine gennaio, coinvolge gli operatori, i principali operatori del settore, perché coinvolge, oltre che il camper, caravan, tende e anche ovviamente tutte quelle forme di turismo itinerante legate ad esempio ai cammini. Quest'anno sono molti presenti, ci sono anche degli agorà tecnici con incontri, con itinerari, con mete e con tutto quello che è legato al mondo del turismo di zaino e in spalla e gambe buone. Entriamo un po' più nello specifico, vi dico subito che quest'anno Tourit avrà all'interno un agorà tecnico dedicato agli incontri dove si potranno trovare persone che spiegheranno, parleranno esperienze di vita, di viaggi, di itinerari, ma non solo. L'agorà tecnico si chiama In Camper, il camper incontra. È un agorà che inizierà dal venerdì pomeriggio, potete trovare nel portale tour.it il riferimento e l'elenco preciso degli incontri. Ci saranno, aprirà le danze Lorenzo Gnaccarini di Vacanzelandia, parlando proprio di questa del turismo itinerante, di quelle che sono le soste, il modo di organizzarsi una vacanza itinerante. Ci sarò poi io parlando invece di full time e di scelta di vita a bordo, e poi entriamo nel vivo. Il sabato ci sarà In Camper con Gusto, parlando di itinerari non gastronomici, gli Allemandic Travel Blogger che ci porteranno in giro per l'Europa utilizzando Google come strumento per i nostri viaggi, quindi vi spiegheranno come utilizzare al meglio le funzionalità di Google Translator piuttosto che di Google Map o di Google Street View per poter organizzare al meglio un itinerario col camper. Ma poi ci saranno Cosmetic Camper, Solbio, il disirrante ecologico, verranno fatte delle dimostrazioni. Insomma, un agorà tecnico a tutti gli effetti dove potrete incontrare tutti gli attori la mia vacanza è differente, ovvero lo stand che raggruppa Liberamente in Camper e tantissimi altri amici, i famosi amici di Cristiano. Questo agora tecnico si svolgerà tutti i 3 giorni e avrà anche la novità, il clou della manifestazione avverrà sabato sera dalle 17.30 fino alle 19, in cui Nathalie, che conoscete già dallo scorso anno, la cantante che duetterà a Sanremo, nel prossimo Sanremo, ci allieterà con un'ora di concerto dal vivo, e il concerto verrà trasmesso da Smooth all'interno di un veicolo van allestito proprio da Smooth come lo scorso anno. Beh, insomma, questo per quanto riguarda la parte relativa più ludica e sicuramente la parte relativa agli incontri. Ma poi entriamo un po' più nel vivo. Dal punto di vista dei prodotti troverete tutti i principali marchi, o perlomeno gran parte dei principali marchi. Troverete Adria, troverete Sun Living, troverete Benimar, Autostar, XGO, Jottiline, Mobilvetta, Elnag, e ancora troverete Leica, Cartago, Von Vendome e Roller Team. Nello specifico Liberamente in Camper vi darà anche l'elenco preciso dei veicoli. Anzi, a tal proposito vi mando un collegamento esterno con alcuni dei concessionari dove io sono stato. Incominciamo subito con Arno Caravan. Ci vediamo poi subito al rientro qui in studio. Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Liberamente in Camper. Allora, vi ho preannunciato e ve lo dico, siamo in giro un po' nelle concessionarie che esporranno alla Fiera di Carrara. Siamo ad Arno Caravan, lui è uno dei dipendenti, ma soprattutto è uno dei volti che troverete in fiera a Carrara. Dico bene? Benissimo.
Quali veicoli ci saranno in fiera? Beh, insomma, intanto Arno Caravan e concessionaria, Adria e Sam Living. Quindi troverete circa una quindicina di mezzi marchiati Adria e Sam Living. Uno di questi è proprio quello alle nostre spalle, dico bene? Certo, parliamo di un Sonic Supreme. Sonic Supreme 710 SL. Quindi insomma un motorhome taglia XL, per essere XXL. XXL è particolarmente bello, insomma, anche qualitativamente parlando. Ma troverete anche le Caravan, giusto? Io qua ho una lista. Tre Caravan, di cui avremo una Viva 563 PT. Sì. Avremo un Altea 472 PK e avremo anche una Alpina 673 PK. E poi ci saranno anche i semi-integrali? Avremo anche una buona parte di semi-integrali, dei Matrix, Access e Plus. Ah, ecco, perfetto. Va bene, allora, quando arriverete in fiera, troverete Arno Caravan, troverete il signor Domenico Di Vico. Insomma, vi aspettiamo, la fiera si terrà dal 28 di gennaio al 1 di febbraio. Fate bravi, perché a fare il cattivo ci penso io. Ci vediamo alla prossima puntata. Bene, dopo Arno Caravan, che vi ha indicato che troveremo veicoli Adria e Sun Living, sono andato a trovare Toscana Camper. Toscana Camper porterà un sacco, veramente tantissimi veicoli, Autostar, Benimar, X-Go, Jottiline, insomma veramente tanti. Ma sentiamo dalla voce di Gabriella direttamente che cosa ci porteranno in fiera. Eccoci, allora siamo addirittura ad arrivo, questo è l'ultimo video, ormai è sera. Beh, insomma, smetto di parlare io, ma dove sono? Sono a Toscana Camper. Lei è la signora, la proprietaria? Gabriella. Salve. Allora, intanto, sì, diamo intanto un salve. Allora, lei è uno dei volti che troveranno in fiera? Io sarò presentissima in fiera dal venerdì alla domenica sera, a disposizione per tutti i clienti. Perfetto. Per la curiosità e per l'acquisto. Ecco, anche per la curiosità. Allora, intanto, noi siamo dentro uno dei veicoli che sarà presente. Sarà presente in fiera. È un Autostar Passion, modello letto centrale, che è segnato con la sigla LCI, che sì, determina la forma del letto, che è quello che vedete in coda, che vedete centrale, quello in fondo. Ma in realtà ci sono 22 veicoli. Abbiamo in esposizione 22 veicoli, diciamo per tutte le tasche, per okay, tutte le fasce. Partiamo dal veicolo entry level da 42-43 mila euro fino ad arrivare al veicolo da 100 mila. Quali marchi sono presenti? Allora, abbiamo oltre all'Autostar, sì, che vedete qua, sì, abbiamo anche il Benimar, sì, abbiamo anche il Jottiline, abbiamo l'X-Go. Siamo anche concessionari Possel, ma purtroppo non saranno presenti. Va bene, pazienza, purtroppo dovremmo farlo la prossima. Purtroppo. Allora, 22 veicoli, quindi troveremo sia semi-integrale, semi-integrale, manzardati e motorhome. Motorhome, okay, abbiamo sia la fascia alta con l'Autostar che il motorhome della Benimar, sì, che è eccezionale ugualmente, però con un prezzo decisamente più inferiore. Diciamo d'attacco, una fascia media. Ok. Dunque, innanzitutto dove vi trovano? Vi troveranno, allora, in fiera, padiglione B? Padiglione B, corsia 18. Corsia 18? Corsia 18. Non possono sbagliare, perché il mio è lo stand più colorato, con tutti i palloncini, fedali a bambini e cappelli Benimar. Va bene, quindi questo non lo potete assolutamente. Va bene, 22 veicoli, avete segnato, trovate 4 marchi. Però se vogliono venirvi a trovare, dove devono venire? Allora, se volete venirci a trovare, dovete venire a Vico Pisano, sì, anzi esattamente a Oliveto Terme, sì, via Aldomoro 7. E se venite dalla superstrada uscita Filippi Cascina, perfetto, e 1,6 km, traversate il ponte e noi ci troviamo qua. Vi aspettiamo, perfetto, anche per un caffè. C'è un sito internet vostro? Abbiamo un sito internet che è www.toscanacamper.it. E ovviamente c'è anche l'officina all'interno. All'interno abbiamo l'officina con operari veramente qualificati. Veramente qualificati. Allora, insomma, avete tutti gli estremi, sapete cosa trovare, e nel dettaglio un grandissimo parco usato. Ah, beh, ecco, tra le altre cose. E qualcosa porteremo in fiera, diciamo, 4-5 mezzi, non di più, sì, perché ne abbiamo più di 30 usati. Quindi, okay, quindi troverete anche qualcosa semi-integrali, motorhome, ora guardiamo un attimino, o manzardati, anche qualcosa più, diciamo, più per la famiglia. Per la famiglia, per la famiglia, infatti. Va bene, insomma, avete un sacco di notizie, se entrate poi nel dettaglio dell'articolo trovate anche tutti i modelli esattamente presenti, o con foto o video, o con foto o con video, ma e intanto prezzi. E i prezzi, ma intanto insomma beccatevi questa anteprima, perché molti di voi mi chiedono cosa troveremo in fiera, cosa ci sarà.
Questa è l'ultima collegamento che troverete insomma direttamente nei veicoli in fiera e arriva direttamente da Toscana Camper. Come dico sempre, fate i bravi perché a fare il cattivo ci penso io. Ciao a tutti. Arrivederci. Eccoci tornati in studio. All'appello manca ancora qualcuno? Sì, manca ancora Mobilvetta e Elnag. E scopriamo chi ci portano Mobilvetta e Elnag. Rimaniamo sempre in zona toscana ovviamente, ma no, non vi svelo, vedete l'accollegamento esterno, ci vediamo subito a rientro. Ciao a tutti, allora abbiamo cambiato un po' location, siamo messi in mezzo ai veicoli, in realtà sono alla New Florence, lei è Roberta Luddi, lei sarà uno dei volti che troverete in fiera Carrara. Dunque, io ho una lista, questa, ed è l'elenco di quello che troverete in fiera. In realtà, incominciamo Roberta da questo che è il primo. Motorhome Mobilvetta Technoline 89. Perché da New Florence trovano Mobilvetta e Elnag. Allora, questo è quello che troverete ed è lui, questo Maxi Motorhome. Ma in realtà, andiamo a vedere un po' di là anche cosa c'è. Sì. Senti, New Florence che cos'è esattamente? È un concessionario? Nasce come costruttore di camper, furgoni originali allestiti, sì, ben nel lontano 81. E questa poi è la vostra sede che vediamo qua attorno, sì, è la sede, con l'officina anche. Sì, officina, noleggio, abbiamo un po' di tutto. E poi ci siamo trasformati negli anni in concessionari, quindi abbiamo la concessionaria della Elnag e Mobilvetta. Questo sarà presente anche lui in fiera, vero? Esatto, questo è il motorhome Magnum 581 dell'Elnag. Quindi non solo motorhome, perché leggendo qua una lista vedo che ci sono anche Baron mansardati, abbiamo i semi-integrali, abbiamo un po' tutto. Abbiamo anche un T-Loft 581, quindi insomma. Esatto, semi-integrali e... Dove vi trovano? Nel padiglione quello centrale. Del camper centrale, dal 28 di gennaio al 2 di febbraio. Oltre... No, dal 30 di gennaio. Ecco, 30 si allestisce, ecco. 31 inizia e il 2 finisce. Così diamo le date giuste? Se no poi vi arrivate già al 28 e non trovate nessuno. Va bene, detto questo, in realtà oltre alla fanciulla trovate anche... Il signor Alberto Corona e Saverio Giannozzi. In totale sono circa una dozzina di mezzi, sono tre persone, New Florence. Dove lo trovano la New Florence, l'indirizzo? Il New Florence Camper è a Comeana, in via Guido Rossa, numero 72. E avete riferimenti www.florencecamper.it oppure la mail... l'email florencecamper@florencecamper.it. Va bene, per questo è tutto, ci vediamo al prossimo collegamento, fate i bravi perché a fare il cattivo ci penso io. Bene, non poteva mancare Paolo Bacci ed è il nostro ultimo collegamento esterno con i marchi Leica, Cartago, Flon Vendome e Roller Team e qualcun altro, ma Paolo sicuramente è un buon dialogatore e godetevi il collegamento esterno e ci vediamo subito dopo al rientro in studio. Sì, siamo qua. Ciao a tutti. Allora, dove sono? Mi trovo alla Caravan Bacci. Lui è Paolo Bacci, il boss. Perché oltre 45 anni di vendita di camper e uso del camper, quindi insomma conosco bene il di cosa stiamo parlando. Allora, la Caravan Bacci sarà presente al Salone Turit di Carrara, nel padiglione dedicato alla vendita dei camper, il padiglione B. Ma Paolo, quali marchi troveranno da voi e quanto è grande il vostro stand? Allora, abbiamo uno stand di 1500 metri, avremo circa una quarantina di camper, quindi una bella esposizione, ma non vi dimenticate l'esposizione di lavoria, che ce ne sono molti molti di più, perché andiamo a oltre 150 camper fra nuovi e usati, e abbiamo le nostre marche di riferimento, Leica, Cartago, Malibu, Mobilvetta, Caravan International, Roller Team e le Caravan Knaus e Weisberg. Quindi, e non solo, e Ivan von Vendome. Avete da che divertirvi, da che vedere i veicoli. Tutti diciamo nella gamma sia da quindi semi integrale che motorhome. Ci abbiamo un po' tutto, abbiamo una bella rappresentativa di van profilati come questo Leica e motorhome e mansardati, e non solo, abbiamo anche dei camper usati, i semi nuovi del noleggio, quindi dei bei camper con degli ottimi prezzi. Cosa troveranno nel tuo stand oltre i veicoli?
Allora, primo troveranno dei veicoli con prezzi stupendi, perché possiamo presentare con veramente le offerte fiera tanti modelli rappresentati. E non solo, all'interno dell'esposizione abbiamo anche delle super offerte come fine serie e camper aziendali. Senti, poi mi parlavi che ci saranno anche degli accessori come il monopattino, per esempio. Allora, abbiamo un bellissimo monopattino che abbiamo provato e ora fra poco daremo a Cristiano, proprio adatto per il camper, perché ha una bella autonomia, una piccola batteria e una facilità di ricarica per la batteria. Quindi il massimo stand, oltre ai veicoli, troveranno anche accessori? No, gli accessori te lo diamo a te. Questa nello stand di Cristiano avrete il monopattino selezionato da Cristiano e Caravan Baci e l'uso di Paolo Baci. Quindi... Va bene, insomma troverete più di 40 veicoli, sono tutti con questi marchi, vi ha detto prima Paolo Baci, e la fiera durerà? Ti aspettiamo il 31-1-2 a Carrara. Sapete che siamo sul mare, per cui non vi preoccupate se le previsioni danno mezza e mezza, perché sul mare poi ci sarà sempre il sole. Quindi inizierà il vostro anno di uscita cittadina al mare. Va bene, per questo è tutto. Ciao! Fate bravi e vi aspettiamo. Ciao a tutti! Ciao! Bene, bentornati in studio. Allora, il vulcanico Paolo Baci ci ha raccontato che cosa ci sarà in esposizione, i marchi. Sono veramente tanti veicoli, ma come vi ho detto non troverete soltanto veicoli ricreazionali, caravan, camper, ma anche un padiglione dedicato alle tende con Bertone, che esporrà una piccola tenda di quelle tecnologiche gonfiabili senza paleria, gli accessori del campeggio come l'amaca, come il tavolino, sedie, insomma tutti i complementi d'arredo. Troverete anche Colifri, la tenda automontante che fu oggetto del mio test l'estate scorsa. E poi ancora troverete il mondo di Titò per i piccolini, ma anche un'area dedicata proprio al riciclo e alla, come dire, alla coscienza ecologica che dovrebbe sempre di più prendere sopravvento in noi e in particolar modo in chi ama il turismo all'aria aperta. Ci sarà un sacco di attività dedicate ai bambini, ci sarà una caccia al tesoro organizzata lungo dentro gli stand, organizzata e voluta da me e dal Camper Club Toscana, che organizza proprio per l'evento di Carrara anche un raduno camper con visita alla prima sfilata del Carnevale di Viareggio. Insomma, ragazzi, ho quasi la bocca secca, ho quasi la lingua asciutta, perché veramente sono tante, tante le attività. Andate a vedere il portale turit.it, Salone del Camper di Carrara, e troverete tutte le informazioni. Oppure non potete far altro che seguire l'hashtag su Facebook e sui social La mia vacanza è differente, lì troverete assolutamente tutti i riferimenti. Per questa edizione un po' speciale del TG è tutto, ci vediamo, no, non ancora, c'è ancora notizia, so, vi ho parlato di tutti, quelli che sono gli amici di Cristiano, dell'ente fiera, di quali prodotti troverete, ma nello stand di La mia vacanza è differente c'è anche Liberamente in camper. Per la prima volta conoscerete Blu dal vivo, perché Blu sarà l'arredo dello stand di Liberamente in camper, e in veranda da Blu troverete Teresa Capo del villaggio Pestum, villaggio Nettuno a Pestum, che ci racconterà le novità della prossima stagione, e troverete il podere Santa Clorinda nella figura del suo titolare Franco, che ci racconterà proprio che cosa stanno organizzando per il 2020. Insomma, un paio di ospiti, Blu che sarà la vostra sede, sarà lui ad accogliere voi visitatori, ma non solo. Il sottoscritto lo troverete anche a Itinerando, ma lo scoprirete soltanto in una delle prossime edizioni del TG, in cui vi parlerò proprio di Itinerando, il salone del tempo libero che si svolgerà contemporanea a Carrara, ma a Padova. Va bene, per questa edizione è tutto, fate i bravi, perché a fare il cattivo ci penso io. Ciao a tutti!